Ho scritto 100 film, poi mi hanno ovviamente eliminato dal mercato perché sono vecchio e quindi ho cominciato a scrivere libri, no? Ho scritto alcuni libri seri, come Assolutamente Casuale, che però è un libro di 5.000 pagine, iperattivo, ipertestuale, dove uno legge il romanzo di base, però nel romanzo di base può incontrare dei personaggi scritti in blu, se clicca sui personaggi, clicca in blu. Parte il romanzo di quel personaggio. A sua volta in quel romanzo trovi dei personaggi in blu, se li clicchi partono i romanzi di quei personaggi. Ma in ogni momento puoi tornare al punto in cui eri. Quindi per me quello è un libro unico al mondo. E naturalmente è su Amazon, però non credo che sia molto scaricato. Invece per il foglio letterario di Gordiano Lupi adesso è uscito un giallo che si chiama A come assassino. Questo giallo ha una lunghissima storia perché da una mia commedia del 1957, premiata IDI, tra l'Istituto del Dramma Italiano, e messa in scena da Spaccesi, la compagnia di Spaccesi, fu tratto anche un film. Però diciamo così che io ho scritto questo libro adesso, ambientato nell'Inghilterra della Brexit, e ha poco che vedere, tranne proprio, diciamo, il plot secco secco con A come assassino di quella commedia, eccetera. Lo si compra in rete, se qualcuno lo compra, pare che l'editore abbia intenzione di fare una piccola collana con tutti, diciamo, con molti dei miei thriller trasformati in romanzi, no? Io ne ho scritti una quindicina di thriller, no? La signora Ward, non solo quello, tanti altri. E quindi potrebbe nascere una collana se a buona volontà dei collezionisti decide di comprare A come assassino. È tutto là.